Nel suo terribile rancore, che travalicava mondi e tempo, Len Walker trovò il vile che non doveva essere nominato, ma nella sua eresia era leale alla propria causa malvagia. Il vile donò all'uccisore del destino una possente armatura, forgiata dagli inferi, impenetrabile e inscalfibile, armato di spada e scudo di forza adamantina. L'uccisore del destino partì per cacciare nel vuoto tutto ciò che restava inviolato dalla sua ferocia. Thank you.
Tuttavia, dopo la caduta del Titano e la fuga delle armate del Destino, i sacerdoti demoniaci dei Templi del Sangue tesero una trappola per catturare questo flagello. Insaziabile, anche dopo aver sconfitto il Grandioso, l'Hellwalker cercava nuove prede nelle tombe della Fortezza del Sangue. Accecato dal fervore, abboccò all'esca. I sacerdoti fecero crollare il tempio sull'uccisore del destino, seppellendolo nel sarcofago maledetto. Sulla cripta venne inciso il marchio dell'uccisore del destino, per indicare che il terrore al suo interno non dovrà mai essere liberato. Lì giace, immobile e in silenziosa sofferenza,